Lancia Y 2020 nella sua, passateci il termine amici di GP1, rivoluzionaria versione ibrida, è la vettura che andiamo a raccontarvi in questa video recensione di oggi. Le cose da dire sono davvero tante perché questa è un'auto che convince, con i suoi ma. Vi raccontiamo tutto dopo la sigla. Partiamo dagli esterni e dalle dimensioni di questa Lancia Y. 3,83 m di lunghezza, 168 cm di larghezza e un'altezza di 1,52 m per 1055 kg di peso. Come potete vedere, questa nuova Lancia Y non cambia in quasi nulla rispetto alle Y che siamo abituati a vedere nella nostra quotidianità. E dico così perché questa è la seconda vettura più venduta d'Italia dopo la Panda. L'estetica è molto soggettiva, inutile nascondersi dietro un dito. Questa è un'automobile che viene spesso accostata ad un pubblico femminile. Magari è vero, magari no, fatto sta che le vendite di questi anni confermano che è un'auto molto amata dagli italiani. Aprendo il cofano, troviamo la vera novità di questa Lancia Y, ovvero il sistema Mild Hybrid. Questo Mild Hybrid è un ibrido semplice, perché non intacca il nostro stile di guida ed è anche un po' furbo, perché a fronte di un investimento economico minore si acquista comunque una vettura ibrida con tutti i suoi vantaggi, come l'esenzione del pagamento del bollo auto fino a 5 anni e, in una città come Milano, l'ingresso gratuito in area C. Il cuore della tecnologia è il motore BSG, che funziona sia come generatore elettrico in recupero, sia come motore elettrico in aiuto al termico da 1 litro 3 cilindri in versione aspirata da 70 cavalli con cambio a 6 rapporti. Completano il sistema la batteria al piombo, il modulo Dual Battery Switch e la batteria agli ioni di litio da 12 V. La funzione di ricarica si attiva in automatico ogni volta che alziamo il piede dall'acceleratore, con la marcia inserita e nelle prime fasi della frenata. È presente anche una modalità Sailing, che sotto i 30 km orari permette di togliere la marcia al veicolo per farlo veleggiare, risparmiandole il carburante. Tecnologia analoga anche per lo start and stop, dove il motore elettrico riavvia quello termico grazie all'energia immagazzinata, rendendo la riaccensione meno rumorosa e più confortevole. Prima di andare a guidarla, però, parliamo brevemente degli interni. In zona abitacolo sicuramente domina il quadro strumenti centrale, marchio di fabbrica della Y ormai da tantissimi anni. Sotto l'infotainment, che ha tutto il necessario per funzionare bene tranne quello che conta veramente, ovvero l'integrazione con Android Auto ed Apple CarPlay. Lancia salva il salvabile con il rodato Uconnect, che è una sicurezza in quanto a comodità e facilità d'uso, ma che nel 2020 pare un po' anacronistico. Questa è una vettura comoda sia per chi guida sia per chi sta al suo fianco, un po' meno per chi sta dietro, visto lo spazio. Diciamo che in 4 è perfetta, in 5... si sta un po' scomodi. Un bagagliaio che è abbastanza capiente, 245 litri, e che permette di caricare un paio di trolley da viaggio e poco altro. Bene, ma ora passiamo al sodo, visto che siamo in strada al volante di questa Lancia Y ibrida. Devo dire che si guida abbastanza bene, è una vettura da città agile e compatta. Si muove bene nel traffico con un cambio confortevole che finalmente cambia rispetto a quello vecchio che era francamente troppo soft. La frizione è morbida, lunga e le cambiate sono sempre comfort, non sono mai repentine. È un'automobile rilassata, non si sbizzarrisce quasi mai, ma non è nemmeno mai inchiodata. L'ibrido quindi si sente,
La rigenerazione dell'energia è sicuramente un plus, ma durante la guida fa davvero poca differenza. L'auto rallenta molto al rilascio dell'acceleratore e la lancetta della carica si alza in concomitanza con l'accensione della spia di rigenerazione. Non si viaggia mai in elettrico e questo è un mild hybrid che però fa egregiamente quello che deve fare. La Y però ci ha stupito soprattutto in extraurbano, con una silenziosità difficile da trovare su una vettura di questo segmento. La sesta marcia molto lunga abbassa i consumi, i giri del motore e i decibel nell'abitacolo, ma di fatto rende impossibile qualunque ripresa, per la quale sarete costretti, come giusto che sia, a scalare in quinta. Ecco il sound a 90 km orari, sesta marcia innestata e cruise control attivato. Ve lo diciamo da dentro, fermi ad un semaforo, che questa Y non può che essere promossa per noi di GP1. È una city car che fa bene il suo lavoro, sia in città, sia in ambito extraurbano, dove abbiamo detto è molto silenziosa. Da rivedere sicuramente le tecnologie a bordo, l'infotainment da parte di FCA ci si aspetta un pochino di più, come anche per gli ADAS completamente assenti, se non per il cruise control non adattivo. Questa Lancia Y parte da 13.950 euro e con gli ecoincentivi e i finanziamenti che FCA sta mettendo in moto per questa ripresa può essere davvero una vettura a fuoco per questo 2020. Bene, se il video vi è piaciuto io vi ricordo di lasciare un mi piace qui sotto, di seguire gp1.com su YouTube e anche di attivare la campanellina se volete rimanere aggiornati su tutti i nostri ultimi video. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao, follow the leader!